Castro, sono una psicologa e psicoterapeuta e insegno qui a Scienze dell'Educazione. E oggi è una festa per il Cassino, mi piace molto perché ci sono tante aziende, ci sono tanti studenti e abbiamo l'opportunità, in questo caso con questo workshop, di mostrarvi per tutti coloro che hanno finito o che finiranno il percorso in Scienze dell'Educazione che cosa può fare l'educatore. Spesso durante le mie lezioni i ragazzi appunto mi fanno molte domande e forse sono poco orientati alla loro figura professionale in uscita. E quindi ho pensato oggi, poiché l'educatore ha un ruolo diverso, può occuparsi di progettazione, può occuparsi di gestione appunto dei servizi, può lavorare in diversi ambiti, ho pensato che fosse importante proprio per gli studenti sapere che cosa fa nella pratica l'educatore in due ambiti importanti che sono quello delle comunità e quello dell'ambiente penitenziario. E quindi abbiamo qui con noi oggi il dottor Bruno Bocconi, che è un educatore che lavora presso il carcere di Secondigliano, quindi darò prima la parola a lui, e poi abbiamo un nostro studente che è al terzo anno di Scienze dell'Educazione ma sta per finire, quindi già lavora, per cui pensate quanto è la sua esperienza, perché può passarvi tutti gli strumenti necessari per farvi innamorare di questo vostro mestiere. Il tuo nome è così? Fabio Galliano. Quindi intanto passo la parola a Bruno Bocconi che vi racconterà la sua esperienza lavorativa e quali sono proprio gli strumenti dell'educatore in ambito penitenziario. Grazie. Buongiorno. Allora, la testimonianza che porto è relativa ad un ambito lavorativo che spesso viene sottostimato, diciamo, e rispetto al quale non vi è una formazione spesso specifica all'interno dell'università, ma che ciò nonostante rappresenta, secondo me, e posso dire non solo secondo me, uno sbocco professionale interessantissimo. La possibilità di accedere a un lavoro sempre in movimento, sempre in formazione, in rapporto con l'esterno, che è una cosa fondamentale, perché come ci dice l'articolo 27 della Costituzione, come ci dicono le leggi che poi regolano la vita degli istituti penitenziari, la rieducazione è la matrice e la ragione stessa della pena, cioè non c'è pena da espiare chi si è preso responsabile di reati comuni alla comunità se non attraverso la rieducazione. L'unica emenda possibile è la rieducazione. Questo ci dice una cosa importante anche in relazione a quello che è il messaggio che invece noi riceviamo, che è di senso dichiaratamente opposto attraverso i mezzi di informazione. E questo non lo diciamo solo in astratto, lo diciamo anche in concreto, perché le statistiche ci dicono, per esempio, che chi accede a misure alternative, processi rieducativi, attraverso esperienze di comunità, attraverso le misure alternative previste dal processo delle norme che regolano, ripeto, dagli istituti penitenziari, recidiva, quindi si trova a commettere nuovamente reati in una percentuale enormemente meno rilevante rispetto a chi invece è costretto ad espiare la pena in carcere. Quindi noi siamo quegli operatori che all'interno della struttura penitenziaria valutano la condotta del detenuto e che attraverso delle esperienze, delle opportunità trattamentali che si offrono sul percorso cercano di mandare fuori dal carcere il detenuto sperando di, da un lato, di assolvere un mandato istituzionale, come già detto la nostra legge, dall'altro di ridurre la recidiva e quindi ottenere anche una ricaduta positiva in ambito sociale. Che cosa fa l'educatore in carcere, in modo, cercando di calarci nello specifico? È colui che segue sotto il profilo tecnico il detenuto sotto l'aspetto comportamentale dopo la condanna, cioè quando c'è stata la certezza della commissione di un reato da parte dello Stato. Quindi lo Stato condanna un soggetto, questo soggetto si apre la cosiddetta attività di osservazione scientifica della personalità. Che cosa costa, al di là dei parole, insomma, al di là del significato reale?
significa che si va a conoscere quella persona nel dettaglio, si cerca di individuare i suoi bisogni più importanti, facendo intervenire poi anche tutte quelle figure professionali che devono contribuire ad individuare un programma di trattamento specifico per poterlo recuperare. Anche se mi rendo conto che c'è tanta retorica nei termini di uso, però semplificano a volte e quindi c'è una grande responsabilità e c'è una centralità della figura dell'educatore, ed è quello che voglio sottolineare, perché fare la segretaria tecnica vuol dire contribuire a identificare questi bisogni, ad attivare tutta una serie di professionalità, dall'integrazione della specialistica medica, lo psichiatra, ai bisogni psicologici, attraverso gli esperti convenzionati con le strutture, che possono essere sia dell'ASL che convenzionati come psicologi o criminologi, presso l'amministrazione penitenziaria, l'attivazione dei servizi sociali territoriali, sia quelli comunali che sia quelli di ambito penitenziario, cioè quelli legati appunto alla concessione di misure alternative che citavo prima. E quindi una figura non solo di grande interesse, ma estremamente dinamica. Tra l'altro si creano delle opportunità che in genere sul territorio, soprattutto per l'utenza che nella massima parte abita le regioni italiane, non si hanno. Quindi si cerca di fare scuole, siamo in contatto con le scuole che sono nel luogo lavoro, con le università che lavorano su quel territorio, e anche con tutta una serie di opportunità culturali, anche di carattere ricreativo, dicendo per esempio gli interventi del CONI, della VISP per quello che riguarda l'organizzazione delle attività sportive, posso citare l'ARCI per quel che riguarda l'organizzazione dei centroforum, proiezioni, per quanto riguarda la struttura dei segnaliani, il premio Napoli che è un premio letterario molto importante, quindi si creano le comunità di lettura con i detenuti, il teatro, noi abbiamo creiamo all'interno delle compagnie che possono recarsi anche sul territorio, nei teatri, con la difficoltà di fare gli specifici riferimenti perché voi non siete in Napoli nella massima parte, immagino, e quindi, il Teatro San Bernardo, con i teatri in cui c'è una partecipazione degli enti locali del comune di Napoli, riusciamo a portare i venuti fuori e farli recitare per un pubblico non necessariamente accondiscendente per il solo fatto che siano detenuti, perché poi questo è uno degli stili che si fa facendo delle attività all'interno della struttura, cioè ci sia una sorta di comunismo che avvolge il tutto e che invece noi non gradiamo, perché vogliamo chi impara a cucinare attraverso i corsi professionali regionali finanziati dai fondi sociali europei, o chi impara a fare teatro, o chi impara a fare qualsiasi cosa all'interno di una struttura, la faccia in modo da poter competere sul mercato del lavoro in quel determinato settore in senso concreto, perché altrimenti facciamo le dame dell'Ottocento e non è esattamente il lavoro che vogliamo svolgere, cioè non c'è beneficenza, c'è formazione, c'è applicazione, c'è valutazione e tutto questo si fa con il tempo, con l'esperienza e con una formazione di base che voi state ricevendo in modo adeguato all'interno di questa università. Mi scusi, mi faccio delle domande? Sì, sì. Anche voi, forse vorrei... Spendo, sentiamo anche senza microfono. Forse no, fondo registrato. Ah, va bene. Quindi la figura dell'educatore è una figura che ha delle competenze trasversali. Assolutamente. Quindi, assolutamente sì. Senz'altro, infatti diciamo che al di là delle informazioni di base, le nozioni di base che servono a svolgere il lavoro, ci vuole un minimo di competenza giuridica che si acquisisce attraverso la formazione necessaria per accedere a questo lavoro, perché questo è un lavoro che si fa attraverso un concorso pubblico d'esami che viene bandito dal Ministero della Giustizia e per partecipare al quale è sufficiente la triennale, la vostra triennale. È fondamentale sapere che però si può dare sfogo anche a quelle che sono le capacità individuali, la possibilità, le conoscenze dirette, perché è un lavoro fantastico, non mi dico sciocchezze. È davvero un lavoro che può solo entusiasmare chi lo svolge anche da tanti anni, per quanto riguarda sono 27, e non credo che ci si possa mai stancare perché l'utenza, che è quello che poi ci interessa,
è sempre nuova, è sempre portatrice di problematiche completamente diverse. Quindi non si smette mai di fare autoformazione, non si smette mai di imparare cose nuove. E questo penso che sia il massimo se lo si chiede ad un lavoro. Non esiste un altro educatore in Italia che io sappia, quindi tantomeno degli educatori penitenziari, anche perché non troverai questa disciplina, cioè un corso per educatore. Con gli anni, ogni 2-3 anni cambiano il nome della figura professionale, una volta è funzionario giuridico pedagogico, una volta è funzionario pedagogico, una volta è educatore coordinatore, una volta è direttore di area però. Perfetto, però un altro professionale non c'è. Né c'è un'esclusiva per l'educatore a partecipare a questo concorso, perché siccome una parte di formazione giuridica è importante comunque all'interno di questo percorso, il concorso viene bandito anche per i laureati in giurisprudenza. Quindi partecipa alla scienza dell'educazione o laureati in giurisprudenza, oltre che psicologico, ma in modo minimale. Si parla spesso all'università di sapere, saper fare e saper essere. Che cos'è questo saper essere per l'educatore? Il saper essere per l'educatore è avere contezza del ruolo, dare la propria disponibilità umana senza creare aspettative elevate, lavorare soprattutto in equipe, avere l'umiltà di sapersi rivolgere alle altre figure professionali con equilibrio, sapendo cogliere da ciascuno degli attori che contribuiscono, che diremo ovviamente all'ambito penitenziario, a questo processo, con la consapevolezza che ciascuno può darci un elemento in più nella conoscenza del soggetto e quindi nella proposizione di un piano trattamentale che sia valido per quel soggetto. Quindi non lavorare mai in team, lavorare sempre in equipe e fare molta attenzione ai bisogni dei singoli. Quindi mi sembra anche un lavoro abbastanza creativo, perché l'educatore di volta in volta si deve adattare alla persona che è di fronte, alle sue esigenze, cercare di in qualche modo organizzare per l'utente una migliore soluzione sia all'interno ma anche all'esterno. Assolutamente sì, anche se non sempre ovviamente si riesce il possibile a arrivare a un risultato ottimale, sempre c'è la necessità di valutare le singole capacità del soggetto, faccio per dire che non tutti hanno la propensione a fare l'attore, non tutti hanno la propensione allo studio, non tutti hanno problemi di dipendenza in generale, non tutti hanno problemi psichiatrici, ma questo non tutti vuol dire che qualcuno ce l'ha, quindi in tutti quei singoli settori bisogna andare a creare un sistema di relazioni, di interventi con gli enti istituzionalmente preposti, con le figure professionali di riferimento, per poter creare una rete di protezione intorno al detenuto sottoposto a osservazione. Quindi il rapporto diventa importante, ecco perché bisogna avere e sapere come quali sono gli enti, le istituzioni che entrano in contatto con il regolatore, perché poi bisogna utilizzare in qualche modo. Sì, bisogna utilizzare la rete, bisogna sentirsi parte integrante della rete. Quando io parlo di umiltà mi riferisco alla capacità di riconoscere la possibilità reale di intervento che si ha all'interno degli istituti penitenziari, così come penso che appartenga ogni professione che andiamo a svolgere, quindi avere ben chiaro che cosa possiamo e che cosa dobbiamo fare. Questo ci vuole una buona preparazione e ci vuole anche un po' di senso di realtà quando si lavora in un determinato contesto, quindi capire quali sono realmente le risorse che possiamo fare. Una cosa è fare il mio lavoro a Napoli, una cosa probabilmente farlo a Milano, una cosa è fare una realtà dove c'è una forte connotazione di delinquenza e criminalità organizzata, una cosa è farlo con un'utenza, per esempio, dove c'è prevalente presenza di gruppi stranieri. Sono realtà che richiedono interventi e capacità di intervento completamente diverse, perché si rivolgono a un'utenza diversa. Ci sono dei luoghi comuni, per esempio, quello più evidente è quello di buttare gli ali, e ripeto, ma è un fasullo perché i numeri che sono l'unico dato certo che abbiamo ci dicono che la recidiva è bassissima
per coloro che partecipano alle attività trattamentali e poi accedono a misure alternative, cioè chi delinque e accede a misure e benefici previsti dall'ordinamento penitenziario in genere non recidiva, non torna a commettere reati, nella misura mi pare del 78% secondo gli ultimi dati statistici, cioè sono dati in crescita. Così come un altro luogo comune che più li facciamo uscire più non rientra. Uno dei dati classici è un provvedimento di indulto che c'è stato nel 2006 che ha consentito a molti detenuti di andare a casa 3 anni prima rispetto al reato che avevano commesso. Tra queste persone che hanno beneficiato dell'indulto sono rientrate meno del 40%, il che vuol dire che l'altro 60% non deve andarsene a casa e non commettere più reati perché non ne poteva più tracce. Quindi, ripeto, l'apertura al territorio, la possibilità di essere noi stessi aperti al cambiamento, sono questi due elementi importanti sotto l'aspetto psicologico per approcciare in modo adeguato a una professione questa che vi ho detto è davvero interessante perché lascia ampi spazi alla creatività, alle attitudini anche personali. Non è poco. Di rutinario non c'è nulla. Quello che ci sta raccontando, capiamo bene quanto veramente questo ruolo fa la differenza con chi sta dall'altra parte, no? Perché trovare persone che sono competenti, persone che hanno quella passione non di salvare l'altro, ma di aiutare l'altro a salvarsi, che è diverso, che può organizzare la vita di queste persone, può lasciarle andare via in qualche modo, secondo delle situazioni insomma, anche pratiche. Poi penso che si lasci nell'altro anche una crescita personale. È indispensabile, nessuno si può salvare se non si può salvare. È un po' come succede in tanti anni. È indispensabile, ripeto, avere un senso importante del mondo e lasciare che l'altro trovi. Cresca, insomma, per quanto possibile. Esatto. Anche perché in tutto questo c'è molto poco per il buonismo, perché ci sono tra i vari compiti che svolge il funzionario della pedagogica e l'educatore, come abbiamo chiamato, che opera all'interno delle strutture penitenziarie, c'è quello anche di valutare la condotta del detenuto, di valutare la personalità del detenuto. Non è che sono tutti buoni, anzi. Quindi vuol dire anche poter dire no, in misura non ci vai, a casa in permesso non ci vai, non è facilissimo. Però, ripeto, è uno strumento anche quello educativo, perché appiattire tutto non avrebbe alcun senso. Quindi bisogna fare delle riproduzioni, differenziare comportamenti, posizioni. Quindi saper essere assertivi, direttivi, come si dice spesso, no? Cioè saper essere persone in grado di... Anche perché una struttura in cui c'è una sofferenza elevata, un ambiente comunque un'istituzione totale, il carcere in cui il detenuto cerca di rivolgersi a qualsiasi operatore, puntando su di lui, cercando di coinvolgerlo emotivamente all'interno della sua vicenda. Esatto, sono anche molto negativi. Esatto, per forza. Sono persone che non sono così buone nei confronti delle figure professionali. Quindi... Cioè, anzi, il rischio è proprio questo, insomma, farsi condurre da uno di non essere tu a condurre la relazione di altro verso gli obiettivi che invece di essere stato. Questo è uno dei rischi, diciamo, professionali. Però io insisto molto su quella che è la bellezza della possibilità di un lavoro che non è mai uguale a se stessi, perché non è mai uguale a nessun altro, la persona che viene con te. E questa è una grande fortuna perché spesso quante persone conosciamo che sono annoiate, che fanno sempre lo stesso lavoro che non vogliono. Invece questo è un lavoro creativo, un lavoro che poi può tirare fuori la vostra passione, che può fare veramente crescere e essere soddisfatti finalmente. A essere tutti i giorni diversi, perché le persone che si incontrano sono sempre diverse, la relazione che si stabilisce non è mai uguale. Quindi questa è una fortuna, senza una grande opportunità. Tra l'altro così andando sul dato proprio di Diego, diciamo che il pianto organico dei funzionari giuridico-pedagogici o funzionari da pedagogica è stato ampliato di recente portando a livello nazionale da 200 a 290 unità. Quindi si presume che tra il 2017 e il 2018 devono esserci anche dei concorsi pubblici per assumere educatori in ambito penitenziario. Quindi avete già una notizia, direi, in anteprima
che può in qualche modo far pensare che può essere un ambito vostro di intervento, quindi pensateci. Qualche domanda, qualche curiosità? Approfittate, perché non capita tutti i giorni di avere qui. Per pubblicizzare una cosa, l'Università di Cassino, sia con la circondaria di Cassino, col carcere di Sant'Agnano, che è più di recente, con la circondaria di Napoli Secondigliano, ha stipulato dei protocolli di intesa per poter svolgere all'interno delle strutture dei tirocini formativi di orientamento, il che assolve una parte i vostri obblighi di formazione di tirocini e dall'altro dà la possibilità anche di venire a contatto con questo mondo in modo, tra virgolette, indolore, quindi assaggiando questo tipo di esperienza e verificando se vi è oggettivamente un'attitudine nel vostro lavoro che, di relazione o se il carcere in sé rappresenta per voi un problema poi di tipo diverso, di bisogno di lavoro in cui bisogna essere sereni. Nel Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità, sì. Quindi ha un'altra impostazione sotto il profilo teorico-pratico, anche perché un lavoro che si svolge più sul territorio e a contatto con i familiari dei detenuti e a contatto con i servizi sociali territoriali che con il carcere. Il lavoro del carcere è residuale in questo caso. Perfettissimo, grazie. Prego. Anche lì credo che ci siano delle convenzioni però, quindi penso che si possa lavorare anche lì come volontario per un certo periodo, collaborando con i servizi, con i funzionari di servizio sociale all'interno dell'ufficio di istituzione penale esterna. Benissimo, grazie. Prego. Benissimo. Qualche curiosità? Ma il concorso è periodico oppure annuale? Il concorso non è periodico. Nessun concorso nel pubblico è più periodico, ahimè, da tanto. Perché se vi è capitato sentire nuova finanziaria e nuova finanziaria ci sono sempre tagli del pubblico e questo vuol dire anche riduzioni in genere degli organici. Vi segnalavo l'aumento della pianta organica nazionale del pubblico degli obiettori penitenziari proprio perché è un'anomalia in questo momento storico, perché è uno di quei pochi luoghi in cui lo Stato ritiene prima o poi dover investire, sapendo che il rapporto 1 a 150 che oggi c'è non è sufficiente a poter garantire un trattamento individualizzato. E quindi non è possibile immaginare di distribuire la passione, la creatività su fette così importanti, perché poi c'è anche un lato contro ogni lavoro, la professoressa che lavora all'università ha un lato che è strettamente burocratico, che non è fatto di contatto con voi. Quindi è inevitabile che poi se riusciamo lo spazio di contatto con i detenuti si riduce anche la conoscenza, la possibilità di potersi esprimere in modo che non sono capito persone. E quindi la qualità è proprio cala. Una domanda, ma possono fare volontariato ancora? È possibile? È possibile attraverso progetti specifici. Ripeto, l'esperienza più interessante, ritengo, c'è anche qualcosa da dire, è quella dei tirocini formativi di orientamento, perché noi abbiamo un'esperienza molto positiva. Un vero e proprio affiancamento per un certo numero di ore con i funzionari della pedagogica e poi se del caso, se c'è propensione, se c'è capacità, a volte si passa anche all'archivio diretto di piccole attività, insomma quella classica che si fa, lettura guidata, consulenza giuridica e così via. Insomma, insomma ci vogliono anche altri fini di vita. Fare il carcere non è stato
convenzione. Cassin ha attivato una convenzione, quindi da Cassin, con Cassin in questo momento è possibile. Secondo Iano non parliamo di una cosa ratificata da giorni, quindi è una novità, diciamo, per questa. A Santa Maria da Corriere, per esempio, è possibile farlo già da loro. Quindi viene anche da dire lì, caccio di elementi su un territorio. Come volontariato la procedura, se no, va condotta diversamente al di fuori delle convenzioni, perché è necessario contattare i responsabili di area trattamentale nel carcere dove si intende andare e presentare un vero e proprio progetto che deve essere tu approvato prima dalla VIP interna e poi dal magistrato di sorveglianza competente per quel territorio. Però per chi magari è finito, per chi non sa ancora cosa fare, cioè fare un'esperienza, può essere un modo per intanto capire dentro se ci si sta bene, quali sono le opportunità e tanto che cosa fare, perché poi il mestiere si impara sul campo, no? La passione è certo. Pure quando ci sono. Formazione e un'esperienza è un po' bisogna anche misurare su fine. Tra l'altro ci sono volontari che hanno cominciato così, ci sono rimasti. Abbiamo cominciato da 30 anni e poi sono persone che invece hanno mollato dopo pochi mesi, perché ho capito che non era un ambito di cui era interesse. Qualche altra domanda? Sulla gazzetta ufficiale, carta serie speciale, con tutti i concorsi ministeriali, su che ministeri, con altri ministeri. Quindi va così sondato periodicamente. Una curiosità, è differente tra l'operatore uomo e donna? A volte sì, per esempio ci sono alcuni ambiti specifici come quello dell'osservazione sui cosiddetti sex offender, a volte ci sono delle colleghe che non hanno, sentono di non avere il necessario equilibrio per poter affrontare queste tematiche e allora si cerca di rispettare, anzi si apprezza la chiarezza. Quindi si cerca di aiutare quell'ambito, però in genere le figure femminili sono accolte bene al maschile, le figure maschili sono accolte bene al femminile, perché poi insomma, non dimenticare che esistono anche le detenute e anche a studio scatta un'emergenza di un genere, gli uomini lavorano bene con le donne lavorano bene. Per accennare uno, la genitorialità in carcere, un aspetto in cui la vostra formazione proprio specifica è straordinariamente adatta ad accogliere questo punto del lavoro che facciamo. Noi per esempio abbiamo, se vogliamo, dei progetti che gestiamo con il telefono azzurro, la Onlus di Caffè, non so se è conosciuto sul territorio, Bambini senza sbarre, con l'organizzazione di Milano che sta attrezzando anche il cosiddetto spazio giallo da noi, cioè uno spazio dove intrattenere i bambini prima del proprio papà detenuto, in modo da utilizzare il tempo che in genere si usa per i parchi, i soldi e tutta una serie di attività burocratiche, in modo utile per i bambini per conoscersi, per fare gruppo, per far calare la tensione del mondo. Perché poi questo attiene al cuore? Assolutamente. No, questo è quello specifico. Quindi è tanto chiedici questa cosa nel periodo del lavoro è che tu leggi un articolo sul giornale, dice Bambini senza sbarre mi hanno fatto questo, fammi chiamare, chiamano, contatti, vengono a Milano, vengono a Milano. Ci vuole passione, come per tutti i lavori, però se ci metti passione vuol dire bello, veramente bello. Grazie Bruno per questo racconto in qualche modo appassionato che penso che abbia aiutato anche voglia di sperimentarsi, di aprire la nostra mente su che cosa vogliamo fare con questa formazione, un ambito che non è sicuramente facile, però racconta che in questo modo secondo me ci avvicina di più proprio. Grazie tanto. Adesso la parola a Fabio Oriano che ci racconta la sua esperienza all'interno della comunità Erasmus. Buongiorno. Come ha detto bene prima la professoressa Letrastro, io ancora non ho oltrepassato il
però ho la fortuna di lavorare già in una comunità come operatore da 5 anni. Quindi l'esperienza sul campo e l'apprendimento teorico. Faccio un po' le domande che dovremmo fare loro. Sì. Come arriva questa fortuna 5 anni fa? Cioè, come si fa a lavorare in una comunità prima di queste fortune? Allora, io non ho scelto, forse è stata la comunità che ha scelto me, non lo so. Comunque era un grafico, questa l'ho fatta io qualche mese fa, però avevo una mia ditta, avevo una partita IVA, facevo grafica pubblicitaria e venivo da una formazione grafica. Quindi la complesso di Cassino, da committenza, è diventata il datore di lavoro mio. Perché? Perché durante l'esperienza in comunità come grafico, il fatto stesso che condividevo del tempo e frequentavo i ragazzi della comunità in maniera continuativa, perché avevamo in mano tutta la lavorazione sul bilancio sociale, quindi era un lavoro che andava sviluppato nell'arco dell'anno, il responsabile di sede ha la moneta di ogni guarda Fabio, tu stai 8-9 ore, 10 ore al giorno a contatto con i ragazzi della comunità, secondo me è opportuno che ti segui un minimo di formazione interna che facciamo noi su a Milano, e perché? Perché ti è utile, ti protegge ed è anche funzionale agli utenti stessi. Quindi ecco, da quella piccola esperienza formativa portata avanti nell'arco del primo anno di mia permanenza in comunità, da lì poi c'è stato quell'innamoramento, quella passione per le storie, la passione per poi tante volte tanti mi hanno chiesto, dice, ma come mai tu venivi comunque da un altro tipo di formazione? Avevi una vita comoda, perché tutto possiamo dire tranne che c'è sbrago o comodità all'interno di una comunità, sotto qualsiasi tipo di veste, cioè o è l'operatore, o è lo psicologo, o è l'educatore, comunque si è cioè ci sono dei livelli di stress da gestire non indifferenti. E quindi ecco che da lì mi viene da pensare che è stata la comunità che in qualche modo ha fatto. Però hai sentito l'esigenza della formazione, quindi è fondamentale perché, per andare a lavorare in contesto. Certo, perché si ci scontra, innanzitutto si hanno davanti delle persone che hanno una capacità enorme di manipolare, di entrare in rapporto con l'altro in maniera subdola, che non è un modo per stigmatizzare questo tipo di comportamento, ma è purtroppo il loro modo, che hanno conosciuto il passato, unico come modalità comunicativa, e mettono in pratica quello che sanno fare bene e quello che gli ha dato dei risultati nella vita. E poi siano stati dei risultati negativi che hanno influenzato drasticamente sulla loro progettazione di vita futura, o addirittura hanno messo a repentaglio la propria libertà, che in ambiente carcerario gli utenti che provengono dal carcere loro giurano sulla libertà. Quando c'è qualche questione con gli educatori, è più facile che giurino sulla libertà e non su figli o quant'altro. Quindi mettono a repentaglio davvero le cose più importanti, ma lo fanno perché è la loro arma migliore, e quindi già affrontare un dialogo con una persona che è pronta a manipolarti o a entrare a gamba tesa su qualsiasi tipo di conversazione è un campo minato che va affrontato. E dico di più, noi in comunità, non so in altre strutture, mi trovo impreparato su questa cosa, però soprattutto da noi ho potuto sperimentare che oltre alla formazione interna che fa la struttura, abbiamo una super
che facciamo in maniera sistematica, in modo tale da andare ad affrontare quelle problematiche, quelle dinamiche disfunzionali all'interno dell'equipe, perché è chiaro che siamo soggetti a burnout, siamo soggetti a viverci delle relazioni in maniera anche troppo esasperata, quindi mantenere il giusto contatto, il giusto rapporto, diciamo prima fuori, tra ruolo e passare il termine missione, perché se poi soprattutto noi ci diciamo spesso noi facciamo gli educatori o siamo gli educatori, c'è una sottile differenza che però va presa in considerazione, perché essere educatore vuol dire anche farsi educare dall'altro, e vi assicuro che anche nei casi più disperati, anche trovandosi davanti alle persone più diabolico, quelle meno magari che a prima vista possono sembrare meno empatiche, c'è gente più grande dall'altra parte, c'è gente più grande. Immaginate ad esempio io quando mi trovo davanti a cinquantenni che hanno l'età di mio padre e andare a dare dei consigli o fare degli interventi educativi, e lì entra in gioco un po' lo smontare il ruolo, perché a un cinquantenne che magari viene da esperienza carcerale, viene da esperienza di strada e di tossicodipendenza, togliamoci dalla testa che noi andiamo a insegnare loro come si sta sulla faccia della terra. Non è così, perché loro hanno il pelo sullo stomaco, hanno la capacità di sopravvivere davanti a qualsiasi situazione e fisica e psicologica e esperienziale. Quindi quello che diamo, e in quel modo non si vive nemmeno quel gap, è lo stare insieme, affrontare insieme, risolvere insieme, e dando la possibilità all'utente di trovare la strada migliore e di prendersi, assumersi l'impegno migliore. E lì entra poi l'educatore che progetta noi adottiamo il PEI come il nostro strumento, è il PEI, il progetto educativo individuale, che è individuale sull'utente, e lì ci sono degli obiettivi da raggiungere. Poi noi abbiamo un programma diviso per fasi, quindi ogni fase del programma, il passaggio di ogni fase avviene attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi, che detta così potrebbe sembrare quasi una sorta di gioco, ma parliamo di obiettivi importanti. Parlava prima il dottore di genitorialità. Noi abbiamo di solito i ragazzi d'utenza arriva che ha bisogno di una disintossicazione, quindi sono obiettivi pesanti e difficili da raggiungere, che sia anche solo togliere il metadone, e soprattutto a fasce di età diversa non è semplice. Un cinquantenne che deve affrontare un'astinenza è diverso da un ragazzino di 19 anni o un ventenne, quindi parliamo di obiettivi consistenti. E quindi niente, il lavoro dell'educatore, prima si diceva che diciamo che oltre ad essere multitasking è polivalente, diciamo la giornata non è mai scandita alla stessa maniera, e c'è una commistione sana di più ruoli, perché è chiaro che il rapporto con il ragazzo deve essere empatico, deve essere autentico, ma è vero pure che alcuni aspetti legati un po' più alla figura professionale dello psicologo devono comunque essere toccati nei limiti dell'intralcio deontologico, ma vanno toccati, quindi si mette la veste dell'assistente sociale quando c'è bisogno di fare l'assistente sociale, quando c'è bisogno di riallacciare rapporti con le famiglie, quando c'è bisogno di sbrigare le pratiche per magari un'invalidità all'INPS. Quindi diciamo che la figura dell'educatore si discosta abbastanza da quello che si studia all'atto pratico, ma è chiaro che tutto ciò che si studia serve appunto per dare poi quei contenuti, quei principi, quelle filosofie, o le dà forza chiaramente il ruolo. Noi non abbiamo, diciamo prima fuori, non abbiamo
in comunità non abbiamo divise, non abbiamo nessun mezzo coercitivo o deterrente, e vi assicuro che ci sono dei rischi, ci sono, ma si aggirano questi ostacoli, stanno con loro, stanno insieme e partecipando insieme a qualsiasi tipo di attività. Io, perché avuto la fortuna ancora da far proposta, non so se qualcuno, la dottoressa Saladino me la ricordo, ma siete venuti in visita in comunità, forse, no, non avete, vabbè, comunque le porte sono aperte. E vi spiegavo che, ad esempio, io sono 2 anni che parto con i ragazzi in caravana, cioè facciamo un'esperienza di una 15ina di giorni o a piedi in bicicletta, in queste 2 occasioni parliamo in bicicletta, e il primo anno siamo andati da Cassino a Caviana, che è un paese in provincia di Mantova, e quest'anno siamo andati quest'anno nel 2016 da Cassino a Polvoro in provincia di Matera. Quindi quelle sono esperienze che davvero creano la relazione, creano il rapporto con i ragazzi, e senza quel rapporto non avviene educazione, perché avviene un passaggio di nozioni, avviene un passaggio di informazioni fredde, ma il convivere con il ragazzo, il dormirci insieme nella stessa tenda, il soffrire insieme in bicicletta, le salite, la pioggia, il freddo, è lì che veramente stringi un'alleanza terapeutica che va oltre. C'è una, sì, si crea quella fiducia che è difficile poi da scalfire, e lì poi il ragazzo si prende tutto, si prende il cuore proprio, si fa. Allora sì, avviene, diciamo, non da parte nostra, no, non ci seleziona. Il ragazzo sì, si avvicina di solito alla figura, per lì bisogna stare attenti, perché o si avvicina alla figura più discendente, quindi quella più malleabile e anche che può assecondarlo, oppure se il rapporto è davvero autentico, quello avviene di solito nella fase di una crescita del programma, quindi si parla almeno di 6 mesi di comunità, avviene quella scelta che è legata proprio al rapporto, alla relazione che si crea con l'utente. E questa è la parte, sono fasi delicate, come dicevo prima, tutte le fasi del programma sono delicate, però nel momento in cui viene smontata tutta quell'ostacolo al cambiamento che mettono in atto all'inizio, all'ingresso in comunità, di lì a loro si aprono delle autostrade, che sono una serie di opportunità che se colte nel momento giusto e nella giusta modalità, può davvero reinserirli nella società senza nessun tipo poi di discriminazione da parte della società e senza nessun tipo di senso di inferiorità da parte dell'utente. Però è un lavoro difficile, soprattutto perché non hai all'interno di una giornata non hai un report giornaliero mensile dei risultati raggiunti. I risultati se li raggiungi alla lunga, i risultati li vedi a fine programma se tutto va bene, ma è chiaro che viversi il fallimento in maniera diretta potrebbe creare quei problemi che dicevo prima vengono affrontati in sede di supervisione. Quindi l'importante è non entrare in comunità con la logica che io salvo il ragazzo o io risolverò il problema della tossicodipendenza. Noi ci diciamo sempre in comunità, noi non stiamo qua né per risolvere il problema della droga e né per risolvere io il problema del ragazzo, ma noi equip mettiamo in condizione il ragazzo di fare una crescita personale, di raggiungere una maturità tale che metterà lui nella posizione di poter scegliere, perché la droga non l'ha scelta e soprattutto con la droga non è libero. Quindi rimettere in condizione una persona di riguardare, di progettare il proprio progetto di vita futuro, di prendere una consapevolezza del sé completamente diversa e lucida al di fuori dalle sostanze, crea quel terreno che mette al centro del progetto educativo il ragazzo, e quindi ecco la visione pedagogica del ruolo dell'educatore in comunità, perché comunque è chiaro che poi all'interno della comunità c'è anche l'approccio terapeutico più
psichiatrico e anche psicoterapeutico, quindi tra i vari approcci quello che è il focus principale della comunità, nello specifico Exodus di Cassino, è il metodo pedagogico che attraverso strumenti semplici, quali il lavoro, lo sport, il teatro, il volontariato, la musica, le arti, mette al centro l'uomo e mette in condizione l'uomo di riprogettare un percorso di vita futuro libero da sostanze e libero da dipendenze, o addirittura incanalare quelle dipendenze in altro, perché alcune personalità dipendenti non è che si smontano nel giro di 18 mesi di comunità. Quello che noi cerchiamo di dare ai ragazzi degli strumenti affinché possano gestire anche la dipendenza in maniera diversa, quindi diventa un lavoro di crescita e autoeducazione che va fatto a vita. Perché poi mi viene da pensare che molto spesso queste persone che sono lì in comunità, che hanno delle storie complesse, forse è la prima volta in comunità che scoprono che c'è una possibilità diversa, no? Di approcciarsi al futuro, quindi il cambiamento loro lì. Allora, una cosa significativa che ho potuto notare negli ultimi tempi, cioè alla fine della mia breve esperienza comunitaria, è che qualsiasi sia la dipendenza, o da sostanza, o da gioco, da alcol, loro una visione del futuro è la giornata, è il qui ed ora. Il tempo del tossicodipendente è scandito dal qui ed ora della sostanza. È tutto ruota a come io la giornata devo chiuderla, che sia l'ultima giornata della mia vita, perché è questo, per chi poi avrà la possibilità di dialogare con un tossicodipendente, soprattutto con gli eroinomani, per loro non è un problema se quella giornata è l'ultima, perché si farà la dose più bella della sua vita. Quindi è tutto un vivere alla giornata, che è scandito da dei rituali, perché inizia la mattina quando devi ragionare su come rimediare i soldi, quindi magari andare a controllare sotto il letto della nonna, gli anelli, i gioielli, la fila alle poste per individuare la vecchietta e rubarle la pensione, quindi diventa tutto è scandito dai rituali. Il rituale anche il più macabro potrebbe essere quello dello schizzo di sangue alla siringa, però è un rituale. Quindi smontare questo tipo di logica e dare della prova che c'è un domani, e che c'è un domani che viene costruito da loro, è qualcosa di incredibile, che per noi può sembrare la cosa più normale, ma a loro li abita davvero e ti vedono poi, c'è la riconoscenza, c'è la gratitudine al lavoro che si fa intorno, perché poi se consideriamo tutte le difficoltà che i servizi mettono sul piatto, perché è chiaro che non girano grandi cifre intorno alle comunità, però se pensiamo che ogni ragazzo che magari viveva per strada, abbandonato dalla famiglia, abbandonato dalle amicizie, perché poi le amicizie e gli amori legati alla sostanza sono puramente funzionali a quello che io ottengo dall'altro, ma non c'è un rapporto umano leale, anche tra le coppie di tossicodipendenti, il più delle volte è la sostanza il collante della coppia. Quindi veramente parliamo di un qualcosa che loro non hanno mai vissuto, o forse l'hanno vissuto in passato, ma in maniera distorta o comunque in maniera patologica, tant'è che poi ha portato a determinate scelte. Quindi non so se ho centrato l'argomento, però non mi sono addentrato all'organizzazione proprio comunitaria. L'educatore in una comunità, quindi la passione, lo sforzo, l'impegno, la formazione, quanto lavoro c'è e mi sembra che l'esperienza dimostra che è entrato lì facendo un'altra cosa, se ci pensate questo è bellissimo, no? Ed è rimasto a
fare l'educatore e poi a iniziare tutto il percorso di studio. Certo, sì. Cioè, infatti mi mette poi in mano all'università, è stata dura, però io adesso trovo difficoltà a mettermi davanti al Mac per fare qualche tempo perso qualche materiale pubblicitario per la struttura. No, il lavoro che c'è dietro, oltre a quello diciamo legato alla relazione empatica e all'alleanza terapeutica che c'è con l'utenza, c'è poi tutto un lavoro pratico che pure va fatto, quindi si ci sporca le mani insieme a loro, e nel vero senso della parola, ma poi c'è pure tutto un lavoro di rete, come diceva il dottore prima, che ci mette in una condizione necessariamente di rapportarci con i SERD, con i servizi sociali del comune, con le strutture carcerarie, perché in comunità sono anche ragazzi che scontrano, che ottengono dei benefici e scontrano il resto della pena in comunità, e con i medici, quindi giornate di fila dei medici, in farmacia, poi l'approvvigionamento pure dei farmaci e in mano degli educatori, perché capite che non è possibile inserire una struttura così tante figure professionali, è chiaro che bisogna fare un po' di tutto e cioè, serve una flessibilità di gestire veramente tante situazioni, sì, che non sono proprio specifiche dell'educatore, però deve essere così bravo da poter interfacciarsi e parlare con... E l'una non esclude l'altra, perché un bravo educatore poi non è capace di consigliare la cosa più banale a un ragazzo, o comunque di presentarsi in malo modo, impreparato in una farmacia, quando ti parlano di un farmaco, comunque dequalifica anche il ruolo. Quindi bisogna davvero stare sul pezzo, su più fronti, e vi assicuro che, come diceva prima, non è un lavoro che permette noia, permette giornate monotone o non permette creatività. Questo ve lo assicuro, che se fatto in un certo modo penso che darà molta soddisfazione. E poi agli utenti sia della comunità che del carcere, comunque è la figura più importante, quella che sta probabilmente più a contatto con loro, quindi si possono anche permettere di chiedere di più in qualche modo. Di tutto, no? Di tutto. Magari l'educatore delle richieste si fanno, lo psicologo già no, perché sanno che sì, probabilmente... Infatti là si entra in quel campo dove bisogna comunque mettere le pareti, bisogna comunque gestire poi il rapporto, perché se si oltrepassa, in psicoterapia si parla di setting, ma penso che potrebbe essere lo stesso in ambito educativo, se si oltrepassa il setting comunque va analizzata quell'uscita dal setting, va analizzata, perché il grado con cui io mi allontano dal setting, rivisto e risolto, mi permette di continuare a lavorare. Cioè, perché tutti quanti siamo umani e sappiamo che alcune relazioni possono andare oltre, può diventare un rapporto troppo amichevole, può diventare un rapporto sentimentale, tutti ci diciamo che non deve avvenire, ma chiaramente siamo esseri umani, e appunto perché facciamo il nostro lavoro con passione è facile che possa accadere, ma l'importante è capire di quanto ci discosti dalla realtà e quanto grave poi è la conseguenza, e per l'educatore che per l'utente. E poi per chiudere mi permetto di aggiungere pure riguardo sempre il tipo di rapporto che avviene con l'educatore o con il personale della comunità, il rischio che si deve cercare di non correre poi è creare un'ennesima dipendenza, perché bisogna sempre, all'interno di quei paletti di cui ti parlavo prima, bisogna comunque considerare che spesso i paletti cambiano gli oggetti, ma la dipendenza resta. Quindi anche un ragazzo che prima si aggrappava alla sostanza, adesso si aggrappa alla figura professionale, anche lì bisogna avere l'intuito e la capacità di prendere in mano la situazione e magari sviluppare degli interventi educativi attraverso altri operatori,
senza abbandonarlo, senza dare un messaggio di un taglio, però facendo rientrare il tutto in una maniera funzionale, altrimenti si crea l'ennesima dipendenza. Sei dipendente dalla figura, se tu non ti vedi in comunità, tu la mattina arrivi al parcheggio e trovi il ragazzo che ti aspetta e non va bene, perché con tutta la buona volontà, ma bisogna camminare con le proprie gambe. Qualche domanda? Qualche curiosità? Ci sono concorsi pubblici per la nostra struttura, quindi non c'è interesse, no, non scherzo. Comunque volontariato da noi è possibile farlo, è possibile, poi avete i contatti sul tema per mandare dei curriculum, poi chiedere informazioni più dettagliate. La comunità, sono 2-3 anni in questa parte, che è una comunità aperta, quindi non è più quel luogo di chiusura e di isolamento, ma è un luogo dove appunto il valore della relazione entra in gioco anche con persone che vivono al di fuori altri tipi di esperienze, e quindi la struttura che ha degli impianti sportivi, ha una fattoria didattica e all'interno delle attività, corsi di fotografia, comunque sono tutte attività aperte anche all'esterno, tant'è che il giovedì abbiamo un corso di fotografia ed è frequentato da un utente della comunità e il resto sono tutte persone che vengono da fuori. Oggi c'è una festa di laurea, ci sono stati dei matrimoni, dei social marriage, quindi chi ha scelto di sposarsi e celebrare l'evento da noi, comunque facendo sì che il ricavato venisse utilizzato per alcune attività all'interno della struttura. Quindi il valore, diciamo, della relazione è importante con gli educatori, ma è importante anche con l'esterno, in modo tale che si prepara quel terreno fertile per l'uscita dalla comunità, perché fino a almeno a 7-8 anni fa, 10 anni fa, chi usciva dalla comunità comunque era etichettato come il tossico e dovevamo comunque tenere distanze. Invece se una persona che sta in comunità e vive con la società già esperienze per abbandonare i pregiudizi, di conoscersi meglio, di facilitare la vicinanza, le opportunità di lavoro e di vita che queste persone devono comunque educare. Con ragazzi disabili che hanno ben altre problematiche che non
non si sono scelti, mette davanti a nudo la propria debolezza e mette davanti a una realtà completamente diversa che il gioco forza porta a proiettarsi oltre quelle proprie fissazioni. Quindi disabili, centro di turno, psichiatrici compatibilmente con il percorso di recupero e doppia diagnosi. Poi dipendenza da gioco, alcol, e c'è stato qualche caso di altri tipi di dipendenze che però non abbiamo poi trattato nello specifico, perché da noi c'è anche un centro d'ascolto, quindi è il primo step prima dell'ingresso, c'è una serie di colloqui da svolgere al centro d'ascolto e lì alcuni casi vengono mandati in altre strutture più idonee. Della relazione stretta con terza, che sono cose che si imparano soltanto se si fanno. Quindi veramente grazie, perché penso che per i ragazzi sia stata un'opportunità. Sono due esempi importanti di un lavoro che abbiamo visto non è facile, che talvolta ha bisogno di mettere dei paletti, perché è un lavoro multitasking, come si dice oggi, trasversale, dove bisogna sapere fare tante cose e saperle fare bene.